Salve a tutti ragazzi, io sono Salvatore e in questo video vorrei fare la sintesi della partita di Italia-Germania. Comunque l'Italia di Roberto Mancini a Bologna affronta la Germania nell'esordio della UEFA di National League. Comunque l'Italia e la Germania durante la partita hanno avuto molte occasioni per segnare, infatti la Germania ha avuto un sacco di occasioni, l'Italia, e si sblocca la partita, si sblocca al 70esimo con il vantaggio dell'Italia, con un passaggio in mezzo che non perdona e insacca Pellegrini e porta l'Italia in vantaggio. Comunque la Germania subito reagisce, infatti al 73esimo con Hoffmann fa un passaggio in mezzo con un rimpallo, Kimmich segna e porta la Germania in parità. Poi si sono affrontate tutte e due, la Germania ha tentato in tutti i mezzi di voleva per forza segnare, però l'Italia ce l'ha negato e con le parate di Donnarumma e con molte occasioni che non ha segnato. Finisce qui la partita dell'Italia contro la Germania per 1-1 e ci sta bene, non lasciamo stare, è meglio così perché l'Italia, diciamo che al primo tempo poteva chiudere la partita che segnando si doveva fare il gioco di catenaccio, comunque un pareggio è sempre bene. Ragazzi, adesso vi saluto, se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e Forza Italia, ciao, ci vediamo al prossimo video, ciao.